ragazzi, questo è l'ultimo video della mia puntata sui miei disordini alimentari. In questo video racconterò la mia ultima grande gaffe prima di fare il cambiamento definitivo per un'alimentazione vegana. Quella volta la combinai veramente grossa e ancora se ci ripenso sono più che pentita. Vorrei tanto poter tornare allora per non fare questo grandissimo errore. Qual è stato il mio errore? Ve lo racconto subito. Allora, come vi ho detto nell'episodio precedente e ancora prima, io ho fatto dei danni pazzeschi al mio corpo mangiando di tutto, di più, chili di carne, ma veramente chili. Se non avete visto gli episodi, guardateveli perché è vero, bloccando l'intestino anche per una settimana. Oppure dolci a quintali, ero il trita ai rifiuti della mia nonna, cioè invece di buttare le cose me le faceva mangiare a me, perché ero di stomaco largo e di bocca larga. Oltre a questo poi si è aggiunto il palestrato che mi ha spinto verso un'alimentazione proteica, che sebbene fosse un modo per riorganizzare la mia alimentazione, era il modo peggiore di farlo. Però questo mi ha dato, diciamo, un regime, una disciplina alimentare. Cosa è successo poi con tutte queste proteine? Il mio corpo è arrivato a un punto in cui si trovava in uno scompenso pazzesco. Io avevo una gran voglia di carboidrati, ma li limitavo così tanto e mi sentivo così in colpa se mangiavo anche qualcosa che contenesse dei carboidrati. Un giorno, alla fine, sono letteralmente scoppiata! Sono scoppiata! Dovevo fare l'ennesima merenda con il mio panino con il petto di pollo e già lo cominciavo a detestare. Stavo diminuendo la carne via via perché la volevo eliminare. Mi stavo avvicinando al discorso salutistico che poi sarebbe diventato anche un discorso etico che mi avrebbe portato alla scelta vegana. Ma quel giorno io rifiutai il mio panino col petto di pollo e dissi: voglio fare una merenda a base di carboidrati. Andai al supermercato sotto casa mia. Erano mesi che io mangiavo quasi solo proteine e ero più gonfia di prima, manca poco. Entro e ho detto: la prima cosa che vedo che abbia dei carboidrati me la compro. Mi sono guardato un attimo intorno. Là, una baguette, mezzo metro di baguette, 60 centimetri di baguette, un bel filone di pane. Poi compro un barattolo di Nutella, il latte, ahimè. Corro a casa con il mio malloppo cercando di non farmi vedere da nessuno. Casa mia era vuota, bene, apparecchio subito la tavola, metto il latte, due tazze di latte a fianco. Apro con il coltello la mia bella baguette, la erroro tutta di Nutella, cioè qualcosa come mezzo barattolo, la richiudo, la taglio a fettine. No, neanche la taglio, io me lo ricordo, neanche l'ho tagliata, cioè provo a prenderla, l'ho presa così a mo' di spada e la inzuppavo nel latte e me la mangiavo in questo modo. Cioè, finché non l'ho finita tutta, quella è stata la mia merenda di quel giorno per recuperare i carboidrati persi, perché avevo troppa fame, veramente troppa fame, non ne potevo più. Da lì infransi la mia alimentazione proteica, non fui più fedele. Col tempo piano piano smisi di mangiare schifezze, finalmente trovai delle alternative sane, mi documentai su internet o sui libri, dovunque potevo cercavo del materiale per informarmi e non mangiare più schifezze. E siccome sentivo anche di voler fare un cambiamento a livello spirituale, ho cominciato piano piano a togliere la carne e i derivati e a sentirmi sempre meglio, e ho trovato quella pace con me stessa, almeno parte di questa pace con me stessa, che mi faceva affrontare serenamente il mangiare. Il mangiare non era più un peso, e anche se mi concedevo qualche sgarro rimanendo nell'ambito vegano, mi sentivo, come dire, giustificata. Non era perfetta neanche allora l'alimentazione, forse non lo è neanche adesso. Però l'aver fatto questo cambiamento significa veramente tanto per me. Molti di voi che mi seguono sono anche vegani e io penso che questa sia la scelta giusta anche da un punto di vista ecosostenibile, e che stiamo facendo veramente tanto per noi stessi e per il nostro pianeta. La miglior scelta nel mio caso rimane quella crudista, che veramente
anche se tendenziale, ha tutt'altro impatto con l'ambiente e tutt'altro impatto nel nostro organismo pure. Ma di questo abbiamo già parlato e parleremo anche in futuro, quindi lasciamoci alle spalle i nostri errori alimentari. Ormai, soprattutto i miei, sono un lontano ricordo. Con questi tre video io mi sono svelata, sono stata un vero disastro e non c'è bisogno che io lo ripeta. Cambiare il nostro rapporto con il cibo è molto importante perché anche attraverso il cibo, l'alimentazione, noi esprimiamo tantissimo di noi stessi, attraverso il modo di mangiare soprattutto. So che con questi tre video avete riso molto, però spero anche sia stato colto il significato che c'è dietro, ovvero il miglioramento che c'è dietro. Io adesso vi saluto perché stasera ho fatto questo video ed è veramente tardi, è circa mezzanotte. Ci si vede presto, se avete qualche domanda, qualche commento o se volete raccontare la vostra storia, fatelo pure. Vi mando un bacione, io vado a dormire. Ciao!